Base aerea di Bressanone, ore 9 del mattino. L'elicottero di soccorso Pelican 2 rientra da un intervento. Fortunatamente non è stato un intervento difficoltoso. Ma fino adesso andava abbastanza bene, avevamo solo due interventi, il primo verso mezzogiorno, un caso abbastanza interessante dove abbiamo soccorso un paziente in Val Passiero che è caduto a circa 20 metri, l'abbiamo soccorso e portato all'ospedale di Bolzano. Il tecnico di bordo si assicura che l'elicottero venga messo a punto per il prossimo intervento. Nel serbatoio entrano più di 700 litri di cherosene, ma non viene mai riempito completamente per non appesantire troppo il velivolo. La manutenzione è molto importante. Per la manutenzione degli elicotteri è la ditta che ci gestisce, che ci dà a disposizione i mezzi, la ditta Iner. All'interno del velivolo si trova tutto il necessario per intervenire in caso di gravi infortuni e per garantire un trasporto sicuro fino in ospedale. Abbiamo vari tipi di interventi da fare, sia primari che secondari. Primari interventi, incidenti al lavoro, incidenti stradali, interventi in montagna, ricerche e anche secondari da ospedale a clinica, sia per adulti però anche per neonati. Poco dopo, alla base aerea di Bressanone arriva una nuova chiamata. Ogni allarme per l'elisoccorso passa attraverso la centrale provinciale di emergenza che risponde al numero 118. Sono i collaboratori stessi che valutano se è necessario intervenire con l'elicottero. Se qualcuno ha bisogno di un soccorso, chiama il 118 e lì poi uno dei nostri collaboratori può intervenire e mandare il mezzo appropriato per quel caso lì. A Bressanone il Pelican 2 è di nuovo pronto a partire, questa volta con destinazione Flores. Il team è stato allertato per intervenire su una presunta emorragia cerebrale. La flotta dell'elisoccorso altoatesino è composto da 3 elicotteri che coprono tutto il territorio provinciale. Nell'elisoccorso Alto Adige Heli abbiamo 2 elicotteri che sono stazionati tutto l'anno, uno a Bressanone e uno a Bolzano, e in più nella stagione estiva e invernale abbiamo l'aiuto alpin che è integrato nella Heli. Eccoci presso la base aerea di Bolzano. Qui troviamo un altro elicottero dell'elisoccorso altoatesino, il Pelican 1. Questi velivoli sono dei BK-117 e vengono forniti, così come lo stesso personale di volo, dalla Inair Elicotteri Italia. È un BK-117, è un modello di Birkhoff Blohm, ancora costruito negli anni 78-79. E il peso massimo al decollo è di 3.350 kg. A vuoto pesa, così come sta qui, senza carburante, senza equipaggiamento, all'incirca 2.200, poi ovviamente c'è da sommare ancora il peso dell'equipaggio, carburante e così via. Alla fine decolliamo con circa un 3.350 kg. L'elisoccorso è presente in Alto Adige da più di 20 anni. Ed è parte integrante dei mezzi di soccorso altoatesini. L'elisoccorso nasce ancora negli anni, fine anni 70, anche prima, attraverso l'impiego dei mezzi militari, proprio perché un ferito in montagna, per poterlo elitrasportare velocemente all'ospedale in modo che i traumi siano subito presi in carico e per evitare le sofferenze, c'era la necessità di questo trasporto veloce. Torniamo alla base aerea di Bressanone, dove il Pelican 2 sta di nuovo toccando terra. Durante gli atterraggi è obbligatoria la presenza di 2 pompieri pronti ad intervenire per arginare principi di incendio o incendi veri e propri. La squadra del Pelican 2 atterra comunque in sicurezza. Il paziente di Flores è stato trasportato all'ospedale provinciale di Bolzano.
Per poter intervenire rapidamente, il team dell'elisoccorso necessita di precise informazioni. A noi servono certe informazioni che sono molto importanti per la sicurezza di tutto l'intervento. È molto importante che vediamo chi ha bisogno dell'elicottero, che si faccia vedere non nel senso di stare là impalato, ma anche di muoversi, di far vedere venite qua da questo lato. Questo è il segno yes, che significa sì, qua da me. Questo è importante, cercarvi un posticino dove non ci siano cavi, non c'è niente che possa volare via per terra e che abbia una dimensione di 25 per 25 metri. Non spostatevi quando l'elicottero viene. Normalmente fa un piccolo cerchio davanti a voi e dopo si avvicina pian pianino. Nel frattempo si è fatto tardo pomeriggio e la situazione presso la base di Bolzano pare tranquilla. Ma improvvisamente ecco un'altra chiamata per l'elisoccorso. Il mio primo volo era molto interessante, ero molto agitata naturalmente. Devo dire che è un ricordo che non mi dimenticherò mai. A seconda del tipo di intervento può essere necessario aumentare il numero del personale a bordo. In queste immagini di repertorio ci viene mostrato un intervento dell'aiuto Alpin Dolomites, dove un soccorritore porta in salvo un alpinista ferito. Anche il soccorso alpino gioca un ruolo fondamentale in Alto Adige insieme all'elisoccorso. Allora faccia conto che in Alto Adige nel 2013 sono stati volati 2611 interventi. I maggiori interventi sono stati nei mesi di febbraio e marzo e luglio e agosto, e che coincidono esattamente con l'alta stagione, diciamo così, del turismo. Di media vengono fatti 7 interventi al giorno. Naturalmente questi interventi poi vengono suddivisi tra i vari elicotteri che sono Pelican 1, Pelican 2 e Aiuto Alpin Dolomites. Nel frattempo i soccorritori del Pelican 1 stanno nuovamente rientrando. L'intervento è andato bene, il paziente ha ricevuto le cure d'emergenza sul posto. Il velivolo atterra in tutta sicurezza alla base di Bolzano. È permesso volare solo nelle ore comprese tra l'alba ed il tramonto. E ora di sera l'elicottero per le emergenze Pelican 1 viene sistemato nell'hangar. Anche questo è un lavoro affidato al tecnico. Per la squadra del Pelican 1 significa aver terminato il proprio turno di lavoro.